potrebbe configurarsi anche il reato di disastro ambientale, da poco introdotto nella normativa che riguarda i reati per danni da incendio boschivo per i o il responsabile, una volta individuato al termine delle indagini condotte dai carabinieri forestali del nucleo provinciale di Pesaro, che ha scatenato il devastante incendio nel bosco delle Cesane. Accidentale, colposo o doloso che sia, l'intervento della mano dell'uomo è alla base di tutto. Non hanno alcun dubbio gli uomini del colonnello Cattoi, che avranno nelle prossime ore anche il compito di ricognizione di catasto nel terreno interessato dal rogo. Ed il vento, che ha ripreso di intensità in queste ore, non consentono di abbassare la guardia o di considerare chiusa la partita. Pertanto, a questa mattina, restano ancora sfollate le 36 persone evacuate nella zona della Brombolona. Dalle prime ore del giorno in poi, al campo base Interforze, vertici dei Vigili del Fuoco, uomini della provincia, polizia provinciale e stradale e volontari della protezione civile valutano costantemente l'evoluzione dello scenario. Nella giornata di oggi continueremo il monitoraggio di tutta la situazione con delle squadre, soprattutto a terra. Se necessario, poi purtroppo si sta alzando anche questo vento, provvederemo a richiedere anche degli ulteriori mezzi aerei. Dopo un veloce briefing per sicurezza ed in previsione anche di un eventuale intervento dall'aria, la polizia ha optato per chiudere fino alle 21 di questa sera la statale 51 che va fino a Isola del Piano e che taglia tutta l'area interessata dal rogo. E noi iniziamo, grazie al loro supporto, una ricognizione nei luoghi dell'incendio, ed il panorama e l'atmosfera è veramente spettrale. Questa mattina siamo tornati qui alle Cesane per fare un giro nei luoghi che sono stati interessati dalle fiamme. Quello che vedete alle mie spalle era un bosco, il paesaggio è spettrale, quasi lunare, è tutto divorato dal fuoco e i rami e i tronchi degli alberi sono completamente carbonizzati. Stiamo girando per i luoghi, appunto, assieme alle forze dell'ordine per vedere qual è la situazione 48 ore dopo il rogo, appunto, qui sulle Cesane. Oltre 200 ettari di terreno, 241 per la precisione, sono andati a fuoco, riducendo a cerini bruciati centinaia di alberi, conifere per la maggior parte. Preciso e instancabile il lavoro degli uomini della provincia per tenere chiusa la statale 51. L'area è interdetta a chiunque, strade e vie d'accesso devono essere tenute libere e sgombre per i mezzi di soccorso e di intervento, mentre le squadre dei Vigili del Fuoco continuano incessantemente gli interventi via terra per controllare e monitorare tutto il perimetro.